Bella ragazzi, sono Faz, siamo tornati finalmente con un nuovo episodio di Fallout. Ultima missione che, anzi, l'ultimo episodio siamo rimasti, che ci è venuto a trovare quella per l'androide, ci ha detto un po' di boiatine. Ti ho detto non fate altre ricerche, vi scoppio la testa. Noi invece, that Italian, controllo un attimo l'equipaggiamento, perché sono un paio di giorni che non ci gioco, perciò meglio ricontrollare un po' tutto. Oh, ok, tutto diciamo nella norma. Abbiamo un bel fucile d'assalto cinese con dei gran colpi, 200 e passa munizioni. Sto riflettendo un attimo. Sta riflettendo un attimo perché ce l'abbiamo uno stealth boy. Perfetto. Allora, sì. Facciamo la missione di Moira, quella di entrare nel rifugio dei Mordruk. E the fuck? Ok. Non mi piace questo. Lo so, mi dispiace, però devi aspettarmi qui, amico mio Caronte. Perché altrimenti se ce lo portiamo dietro ucciderà tutti i figli di Troia. Perciò diciamo che è meglio se ne sta fermo dov'è a farsi i cazzi suoi. Qui ci sono quelli che abbiamo ucciso che ci volevano fare il bucio del culo. Ed entriamo ad Anchorage Memorial, diciamo nel sottosuolo dell'Anchorage Memorial. Allora, adesso leggiamo attentamente cosa ci chiede la missione. Colloca l'osservatore in un baccello di riproduzione. Non uccidere alcun Mirelurk. Ok, non uccidere, perciò prima di attivare lo Stealth Boy andiamo. Ok, da qui c'è già un Mirelurk, perfetto. Allora noi facciamo aiuto. Stealth Boy. Ci accovacciamo. Andiamo in terza persona così diciamo è meglio. E andiamo subito a trovare un baccello, wow, di riproduzione. Ok, scendiamo velocemente perché non abbiamo moltissimo tempo, direi. Ok. Cerca Ted. Nota per Ted. Ok, qui magari c'è anche qualcosa. Non anzi, sti cosi. E qui hanno proprio fatto piazza pulita. Munizioni, c'è un po' di roba, però non vorrei perdere. Ho preso anche il cestino di merda. Non vorrei perdere eccessivo tempo. Io boh, sono diventato un mongoloide. Una sacca di sangue, dei gran tappi. Un'altra sacca di sangue, queste ci servono per una missioncina, per ora ce le prendiamo. Boh, forse qui dobbiamo andare. Vediamo un po'. Ci sono un bel po' di porte. Mi spero solo che. No, qui si sale, quindi no. Lì è la clinica, noi veniamo da lì. Io spero davvero che lo Stealth Boy. Area deposito, ok. Perfetto. Siamo nel posto giusto. Proviamo uno di questi cazzo di baccelli, continua a tenere. Eccoli, eccoli, eccoli qui, eccoli qui. I nostri baccelli. Nascondi il dispositivo di osservazione all'interno. Ok. L'abbiamo messo. Non dobbiamo uccidere nessuno, perciò dobbiamo tornare senza fare casino. Teniamo al massimo. Al massimo se mettiamo a correzzi. Oh fuck! Ci hanno visto, via 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 via. Run! Run for your life! Oh cazzo! Please, Pelase, no! Madonna, perché? Ma come si attiva dall'altra parte?
E mo come cazzo esco? Ma come mi seguono addirittura là? Oh, sale. Porca troia, no! Questi figli di troia cavano, eh. Voleranno dei gran steampack. Continuiamo a salire. Devo aver preso qualche scorciatoia strana io per... Perché infatti non mi ricordavo che ordine del mercenario, right away. Che cosa è chiusa? Ma tu sei folle. Sono uscito. Che buco di culo. C'era una porta lì, penso te, non l'ho mai vista quella cosa. Dov'è Caronte? Prima leggiamo... Madonna, abbiamo rischiato, eh. Infatti con uno stealth boy solo non è stata così worth, però vabbè. Allora, vediamo un po'. No, volevo vedere le note. Nota per Ted. I Merlurk sono fuggiti dall'area in cui erano stati radunati. Hanno fatto un disastro nell'intero edificio. Diventano più furbi, bla bla bla. Abbiamo assunto così tanti aiutanti che non so di chi fidarmi. Vabbè, hanno preso dei mercenari, insomma. E vabbè, alla fine hanno conquistato il posto. Boh, niente di che. Forse c'è qua il contratto con cui ci hanno detto Faz, caucasico, maschio. Mille tappi di taglia. Trova Faz e fai vedere come trattiamo le persone che non si comportano secondo le aspettative del signor Tenpenny. Questa è la foto della dottoressa lì. A questo punto hai saputo svolgere bla bla bla, la carne di Marlurk, cose così, vabbè, insomma, hanno, si sono presi il posto, hanno fatto le uova e sei di ritorno. Sì. Come di... Torna con me, amico mio Caronte. Missione che abbiamo comunque svolto in totale velocity. Molto bene perché ci avviamo così verso l'ultima parte del libro di Moira, che è quella un po' più complicata. Però questa di Marlurk tecnicamente era una delle missioni un po' più di del culo da completare, non cioè facendo anche diciamo l'obiettivo bonus, ecco. Per una volta arriviamo allo spaccio di Gratherside, che è giorno, stranamente. Così sono intelligenti? Hanno un capo, un re, dei preti o uno schifo di centro sociale? T'allarga. Ho infilato l'osservatore con le uova e non se ne sono accorti. Scommetto che molta gente sarebbe semplicemente andata lì a pistole spianate, ma tu no, se tutti gli assistenti di ricerca fossero come te. Ho avuto un buon segnale, ma tu che li hai visti di persona, cosa ne pensi? Vediamo un po' il bla bla. Discendo dai granchi del luogo, puoi chiamarli Scilla Serrato a Rendus. Che affermazione scientifica! Personalmente non sapevo se fossero granchi o lontani parenti dei gamberetti in salamoia. Beh. Alcune di quelle osservazioni sulle loro armature e mimetizzazioni mi hanno dato l'idea per un casco dai colori neutri. Ecco, consideralo un ringraziamento per non aver interferito con loro. Oh, a proposito, tieni, così potrai continuare a evitarli in futuro. 4 stealth boy, ottimi, e un cappello sospetto. Bene. Sono completate, complete le ultime ricerche per il secondo capitolo. Ma immagino che tu lo saresti anche di più, giusto? Solo l'ultimo capitolo ora, ed è molto più sicuro, promesso. Oh, ecco la tua ricompensa. 2 grandi scatole di munizioni. Saranno la tua assicurazione nel caso in cui il prossimo capitolo fosse pericoloso. Me coglioni, bene. 75 da 5 e 56. E boh. Pensavo un missile, una munizione nucleare, cazzo proprio. Bene, iniziamo è un po' più esoterico. Le ricerche per l'ultimo capitolo. Dedicato alla sopravvivenza del genere umano nell'insieme e a come ricostruire la società. Roba seria, eh? Dobbiamo sapere come sono costituiti i grandi insediamenti, come sfruttare le vecchie tecnologie e devi recuperare libri di storia da una biblioteca. Siamo all'ultima parte ora, quindi finiamola in bellezza. Da cosa iniziamo? Iniziamo su di questo di non so, non mi ricordo insomma questo, vabbè, mo che non è inutile vi spoiler quello che succede. Questo mi pare che era più interessante. Io di solito quella della tecnologia antiquata. Via, ma un commerciante mi ha dato questo processore della Rocco, dice che vale una fortuna.
Secondo lui, se lo si connette al computer centrale della fabbrica Robco, si ha la possibilità di comandare moltissimi robot. Sarebbe un ottimo esempio di utilizzo della tecnologia, no? Perché c'hai i baffi ora che sto guardando, che cazzo? Vabbè, devo solo entrare e collegare il coso, quindi. Sì, dovresti riuscire a inserirlo nel computer principale dell'impianto di produzione Robco. Ti consentirà di accedere a robot e terminali. Beh, ok, buono. Tieni, e cerca di tenere d'occhio altri esempi di vecchie tecnologie che potrebbero esserti utili là fuori. Bene. Devo andare. Vediamo il cappello che ci ha Donet. Veste, cappello sospetto, furtivo più 5, percezione più 1, molto... Ma così attivo la luce del P-Boy perché non mi ricordo, giocando con mouse e tastiera non sapevo, un cappellino normale del cazzo, però ci dà furtivo più 5, percezione più 1, che non buttiamo, insomma, dai, è buono. Perfetto, allora, la fabbrica Robco è molto vicina alla torre di Tempenny ed è piuttosto lontana, molto lontana. Rivet City. Rivet City potremmo concludere la missione qui dell'androide e continuare quella principale. Big Town ci frega un cazzo. Legami di sangue è una missione stupida, un culo, non c'ho manco voglia di farla per ora. DLC ancora un po' presto. Io andrei alla fabbrica Robco. Sì. Andiamo. Andiamo alla fabbricona Robco. Oddio. Ho riguardato se stavo registrando col microfono o meno perché dopo l'ultimo episodio che me ne sono accorto è stato ho sbiancato così. Purtroppo è bene. Ok, usciamo da Megatone. Intanto ci sono dei predatori mortali. Hanno ucciso il robot! No, agente Weld! L'agente Weld è morto, l'ha ucciso a manganellate. Vabbè, pensavo fosse più resistente. Che figura di merda! Questo è ancora quello col manganello. Dove sta quell'altra? Oh, beh, bello in forma, piano solo. Vabbè, ragazzi, l'agente Weld che proteggeva Megadon è scoppiato da un predatore. Grande guardia. Grandissima guardia. Da queste parti c'è una pietra cava. In cui all'interno c'è un fucile da cecchino che sinceramente è schifo, non è che mi fa, Però non mi ricordo il punto esatto. Chi stato cazzo stava? Boh. Non ne aveva più pallida idea, ve lo giuro. Non è che uno si può ricordare. Oh, ma qui ci sono tutti sti lupi di merda. Che cazzo succede? Tanto cazzo è broken, carote. E poi ora che ci penso? Aspetta un attimo, è qui. Cosa ti sei? Barattiamo l'attrezzatura. No, il fucile da combattimento se lo può tenere perché tanto è forte. Però ti posso dare questo e anche questo. Vediamo se si mette. Orrendo con quel cappello. Però l'armatura se l'ha messo, così sembriamo due proprio mercenari incazzati. Che cazzo spari? Lo vedi, se li shotta lui mi dà punti esperienza, porca. No, direi che questa non può essere una roccia cava, neanche questa, troppo piccole. Sarà dall'altra parte allora. Lag massacrante. Lui spara a tutti, vabbè, tanto li shotta. Sai che me ne porta a me. Poi viene che ci vado piano, Caronte, basta con queste cazzate, dai. Procediamo in direzione impianto Robco. E magari possiamo fare anche un salto alla torre di Tempenny direttamente. Che cazzo? Porco. Che cazzo di danno fa?
Madonna mia, Wallio! Che rischio! Dai, non mi ha dato manco un punto esperienza, mi sta scherzando. Ma quanto cazzo cava? Porco due. Non mi ricordavo il danno massacrante di certe cose. L'impianto Robco sarà pieno di quelli. Forse non so se fare subito il terzo capitolo sia così worth. Bella questa cosa tutta di macerie, non me la ricordavo. Ok. Qui c'è un bellissimo semaforo distrutto. Qui invece stiamo per entrare in una piccola parte di Washington, penso di periferia. Zona industriale, credo. Direi, zona industriale. Qui da qualche parte dovrebbe esserci anche gli studi della Bethesda, perché giustamente loro si sono fatti gli studi della Bethesda dentro. E dentro c'è una bambolina, se non sbaglio. Però... no, direi di non andarci ora, magari. No. Sinceramente, sti cazzi. Cioè, abbastanza. Qui mi pare che è pieno di predatori. Infatti, la mia memoria non mi inganna. Magari se evitasse di laggare. Era un tocco. Che bug. Che bug che è. Allora, fucile da combattimento, tappi, recuperiamo irrecuperabile. Dio po'. Questa è esplosa e non si può recuperare niente. Munizioni, proiettili, buono. Un altro fucile da combattimento, abbiamo solo che lo ripariamo. Vediamo qua sopra cosa c'è. Cassa di granate con 4 granate a frammentazione. Altri 5 granate, buono in culo. Vedo che c'era un fucile qui. Invece, no, munizioni. Munizioni, niente fucile. Ok, ripariamo il fucile da combattimento. 52 toglie, 52 ragazzi. Fucile d'assalto cinese toglie solo 35. Questo è vero che spara più lento, ma se ti lo, prendi, grande italiano, vai, fatal shout. Sono 52 i capei. Oh, ma quello, oh, ma che cazzo. Oh, Jesus Christ. Mortacci sua. Staccagli la testa. Boh. Dopo un'ora è morto. Chi se ne frega sto cazzo. Bon. Madonna che strage che stanno a fare, cazzo. Muore. Mortale. Quello aveva un cazzo di lanciamissili. Questo pezzo di merda. Dov'è? Rotto nel culo. C'è ancora un predatore. Bello. Che coppia con Caronte. Qui si può entrare? No. Ovviamente non c'è il pallino nella mappa, nella minimappa, se non diceva potente. Forse magari c'è qualche edificio entrabile qui, credo, non mi ricordo. La mia memoria va e viene. Che cantante. Allora, altri gran fucili da combattimento. Questo gliel'ho addirittura spaccato. È lo stesso, porca troia, quell'abilità di farli scoppiare in mille pezzi non è così worth. Una mitragliatrice da 10 mm non è male. Qui c'è un'entrata addirittura per la metro. Nella metro di Firefox. Interessante. Procediamo qui e dovremmo trovare presto. Madonna. Quanto vi odio. Mamma mia, non sapete quanto. Ma che cazzo?
Ma sono invisibili. Cazzo, ho guardato per terra, non c'erano. Voleva scoppiare sto... Madonna, c'era la macchina vicino, si esplodeva la macchina vicino. Eravamo insta esplosi. C'è un carrello. Oh, Fort Independence, bellissimo. È vero che c'è Fort Independence qui. Facciamoci un salto, va. Passiamo l'arma perché loro sono amici. Amici. Grazie, vecchia. Caronte che si furta. E la fa esplodere. Chi sei? Professore Anne-Marie Morgan, rinnegati. Devi solo sapere che ho un'arma e una tolleranza molto bassa per chi fa caso. Chi siete? Sono rinnegati e raccogliamo tecnologia per metterla al sicuro dagli zoticoni locali. E prima che me lo chieda tu, siamo stati cacciati da quella compagnia di idioti che si chiama Confraternita d'Acciaio di Lions. Pensiamo che se i traditori sono convinti che noi siamo troppo ligi al dovere, allora siamo noi. Eh beh, seems legit. Dove devo firmare? Forse il vecchio Lions si fida degli estranei, noi no. Se vuoi dare una mano, forse possiamo fare un accordo. Tu porti apparecchi tecnologici e noi ti paghiamo per il ritrovamento. Però il protettore Carden dovrà dare la sua approvazione. Ci sta. Beh, il nostro amico protettore Cassadin qua è qui dietro. Dovrebbe venire ad aprirci, credo. Sta arrivando con una lentezza non disarmante, proprio di più. Adesso mi sparo a Caronte e mi faccio sparare, cioè. Oh, ti muovi! Ci sta cagando di pezza, mi sa. Ah no, no, sta venendo ad aprire. Potrei scassinarle, però. Cosa sta? Il protettore Henry Kett, capo dei rinnegati. Sarà meglio che sia roba interessante. Di solito non perdo tempo a chiacchierare con la gente del posto. Morgan mi dice che puoi renderti utile. Ti interessa raccogliere tecnologia per noi? Dimmi di più. Portaci apparecchi tecnologici e noi ti paghiamo. Roba grossa come armature atomiche o armi a energia sono graditissime. O pezzi di ricambio. Ti pagheremo con munizioni 5.56, granate, steampack o radaway. Roba molto utile da fuori. Ecco quella della ora. Cosa mi piace sentire. Puoi iniziare subito. Farai il rapporto a me. Prenderò la tua attrezzatura e mi occuperò del pagamento. Quindi ogni volta che raccogliamo roba così, possiamo dargliela all'ora. Abbiamo della tecnologia da scambiare. Un fucile laser che abbiamo raccolto prima. Che tipo di pagamento vuoi? Mi farò dare degli steampack. La scelta di tutti. Cosa faremo senza? 5 steampack che costano 37 l'uno. Il problema è che sì, gli dobbiamo da quelli rotti, diciamo, quelli che stanno lì con una tacchina minuscola pronti per essere smaltiti. Oh, è tutto per il momento, amico mio. Ci vediamo. Ciao bello, saluto a casa. Bene, abbiamo fatto anche la conoscenza dei rinnegati. Qui sono le rovine di Firefox, l'accampamento dei predatori. Possiamo proseguire il nostro viaggio verso l'impianto Robco. E non ci sei? Perfetto. Loro giustamente fanno l'accampamento vicino a un proprio il territorio di predatori con i lanciamissili, Wart. Cazzo, mi sembra che c'era qualcosa che si muoveva. Mi sa che qualcosa c'è, certo. Scorpioni radioattivi. Cominciano ad esserci questi figli di puttana. Per fortuna sono ancora quelli piccoli. 30 una ghiandola vale, mica male.
Qui ci sono un po' di casette. Diamo un'occhiata, va. Bel cartellone con scritto Vault Questo Shelter, posto never too è late. sicuro. Beh, Caronte, pure te queste osservazioni alla Sherlock Holmes mi stupisci sempre di più, eh? Fai una cosa, spara e non scassar cazzo. Allora, c'è qualcosa? C'è stato. Mi sa che Caronte aveva molto ragione. Non hai il botto dell'enclave? Sì. Sono massacrato. Dove è finito? È svanito nel nulla l'Eibot. Volevo vedere che c'aveva dentro. Madonna, sti rumori, oh. Lì c'è un robottino. Di qua che cosa c'è che non mi ricordo? Voglio dare un'occhiata. Andiamo un po' a vedere. Sono curioso. Tanto per il pianto Robco è ancora. Ci sono dei gran puntini verdi. Che cazzo so questo? Che cazzo è questo? Uno sciacallo. Sì. Ha fatto la base qui, ma pensa te. Vediamo un po' che c'è da vendere. Una sega. Vabbè, gli posso da. Ah, sto lanciamissile rotto, perciò dopo devi prendere il culo. Anzi, magari no. Magari posso riparare qualcosa, non lo so. C'ho il dubbio, sapete? Casco a motocicletta, te lo posso dare via, pure questo non ci faccio niente. Oh, ghiandole di questo, sta roba, abbiatela tutta. Denaro per. No, i libri per prebellici sono da vendere, non il denaro prebellico alla biblioteca. Munizioni tanto non pesano niente, perciò tenemosele sempre tutte. Abbiate 3 granate, dai. Se ti Esci. serve. Ok, shut the fuck up. Posso dormire nell'ora. Ah, hanno fatto proprio la casina qui. Pensate che bravi. Armi. Lanciamissili. Vediamo un po'. Non penso si sia. No, invece ripara. Anche se l'arma è rotta. Interessante questo, vedi? Una cosa che non mi ricordavo. Non sapevo proprio. E questi sciacalli di merda, ovviamente. C'è un tagliaerba da aprire. Lama di falciatrice. Un letto utilizzabile. Però qui davvero stai come i pezzenti in scena sega. Voglio vedere quella cosa lì costruita, sembrava interessante. Qui non c'è niente. Oh figa. Mi ha fatto strippare. Quanto che sta combattendo? Caronte? Falli fuori sti due cazzo ratti d'arpa e dai, per sta a far strippare per 2 ratti d'arpa. Allora, vediamo un po' qui che c'è. Non c'è un cazzo. Buono un culo sta questa perlustrazione. Mi sto più solo delle gran redenzioni. C'è un soffiafoglie però, della trementina. Cazzo. Siamo ricchi. Raggiungiamo. Beh, figa, madonna. È vero. La gapfi davvero. Cambiare. Giocare con mouse e tastiera dopo un po'. Diventa un dedino nel culino. Visto che non ho il joystick. No, in realtà ce l'ho, solo che boh, non mi va di usarlo. Anzi, nei video vecchi preferivo. Cioè, volevo sentire magari delle osservazioni su se si sente troppo tipo se pigio la tastiera o il mouse, se sente tic 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 tic. Non avete detto niente di esorbitante, perciò vabbè, se può fa. Qui c'è un ponte distrutto, noi siamo sopra il ponte distrutto, magari ti casca una macchina in capoccia, stuf, insta morto.
Invece no, siamo ancora qua. Ok, l'impianto Robco. Sa di Rocco, invece è Robco. Così, osservazioni random. Siamo quasi arrivati, per fortuna, perché mi ero rotto il cazzo. Comunque, facciamo così, per il DLC voglio fare... Sto esplorando qualcosa? Primo DLC voglio fare sicuramente il pit, per primo. Il pit, io amo quel DLC, è il mio DLC preferito, è bellissimo. Cioè, proprio da sega a due mani. Farò quello, assolutamente. Come primo... Sono nemici quelli, sì. Ci sono un po' di protectors. Guarda, il fucile da combattimento io lo tolgo per ora, perché da vicino, da lontano fa defecare il cazzo. Tutta un'altra cosa con questo. Magari insobbano io. Che cazzo è? Oh? Uno yowai, what the fuck? Che cazzo ci fa uno yowai qui? Non mi ricordavo ci fossero yaoguai da queste parti, ma solo a nord, insieme ai Deathclaw. Wow. Chissà come cazzo c'è finito qui. Interessante, molto interessante questa cosa. Lore! Non sto scherzando. Allora, siamo arrivati all'impianto Robco. Tanto il mio minno sarà bugged as fuck. È partito! Dove cazzo sta andando? Ah, sta facendo il giro. Bene, impianto Robco che non ha una cazzo di entrata. Torre di tempenni, anche lì. Torre di tempenni, faremo un salto magari dopo la missione. Sarà qua dietro l'entrata, eccola qui. Perfetto. Siamo a 30 minuti, sì, non facciamo la missione perché sennò il video diventa troppo lungo. Da Falz è tutto, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e bella!